apriamo allora. Il vostro piccolo è splendido. Oh, Ernie, caro, sei troppo gentile. Non lo penso davvero, sento che diventerà qualcuno. Grazie, Ernie, ti confesso che anche noi troviamo che non è male. Non è male, è splendido, Bill. Ma guardate che bel musetto. Loretta, sei riuscita a farlo ridere. È davvero un bambino stupendo. Proprio un bel cuccioletto, sì signori, è proprio un bel cuccioletto. Oh, grazie tante signore. La ringrazio, lei è molto gentile. E sapete, ho la netta impressione che questo birbantello abbia delle doti nascoste molto più importanti della bellezza. Beh, certo, lo speriamo anche noi. Intendo dire, chi lo sa, potrebbe avere un futuro importante il vostro ragazzo. Oh, lei è estremamente gentile. Chi era quel signore? Non ne ho la minima idea. Credevo fosse un tuo conoscente. Ah, sì, sì. Ora entra in campo e cerca di giocare meglio che puoi, figliolo. Certo, d'accordo, papà. Ci proverò. E ricorda che l'importante è partecipare, non vincere. Puoi stare tranquillo, papà. Non me lo dimenticherò. Stai attento anche al modo in cui giochi, perché è la cosa più importante. Devi essere onesto e leale con gli avversari e devi sempre cooperare con i tuoi compagni di squadra. Grazie dei consigli, farò del mio meglio. Su, forza ragazzi, siete magnifici, su, dateci dentro. Bene così, Rob! Ehi, che mi dice di questi ragazzi? Non trova che sono eccezionali? Oh, sì, non c'è dubbio. Stanno andando bene, giocano con molto impegno. Wow, li guardi come sono bravi nei palletti! E certo che sono bravi, sono bravi! Ha visto quel ragazzino col numero 4? Sa dirmi chi è? Oh, sì, certo, lo conosco. Quello è Rob. È pura dinamite! Lo crede davvero? Oh, ma andiamo, non mi dirà che non l'ha notato. Guardi come gioca, è il più bravo di tutti. È mio figlio. Suo figlio davvero? Allora deve essere molto orgoglioso, paparino, perché quel ragazzo ha tante qualità. Velocità, classe e una grandissima voglia di vincere. Di vincere ad ogni costo. No, no, questo non è vero. Oh, certo, a Rob piace vincere, ma solo quando lui e ovviamente anche i suoi compagni di squadra sentono di averlo davvero meritato. Non riesco a crederci. Le assicuro che è un bravo ragazzo. Non ha mai imbrogliato o fatto sciocchezze per vincere ad ogni costo. Rob è un autentico sportivo. No, 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 non è esattamente così, caro. Ora, Rob, ascoltami con molta attenzione. La, 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 la. Ma mi sembra lo stesso motivo che stavo suonando io, mamma. Certo, tesoro, hai ragione. Il motivo era proprio quello. Ma per suonare bene non basta pensare tanto. No. No, devi sentire la musica. Devi metterci tutto il cuore, capisci, caro? Quelli che ti ascoltano devono condividere i tuoi sentimenti. Ciò che esce dallo strumento deve essere una parte di te. Salve, buongiorno. Oh, buongiorno signora, come sta? Oh, bene, non trova che sia deliziosa? Come? Di cosa sta parlando? Stavo chiedendo se lei non trova deliziosa questa musica. Ma quale musica? Il suono del pianoforte. Non sente che sta riempendo l'aria? Mi rende tanto felice. Ah, certo, certo, ho capito. La musica fa volare i cuori. No, no, non parlavo in generale, ma di quella laggiù. Quasi troppo bella per essere vera. Già, è vero, è splendida, e sì, è proprio splendida, mi lasci pensare. È una composizione di Felix Mendelssohn? Oh, ma no, è un'opera scritta da Robert Rabbit. Ah, Robert Rabbit. Proprio così, conosco bene quella famiglia. Il caro Rob è un ragazzo eccezionalmente dotato.
Sono felice di aver fatto questa piccola gita. Anche io lo sono. Tra non molto, il nostro Rob andrà a vivere per conto suo e non avremo molte occasioni di fare dei picnic insieme. È vero, mi chiedo spesso come ce la caverà. Chi, Rob? Non avrà problemi, non devi preoccuparti per lui. Riuscirà bene qualsiasi cosa gli verrà in mente di fare. Lo credo anch'io, potrebbe diventare dottore. O un professionista del rugby. Potrebbe fare il giudice se lo volesse. O anche creare un suo gruppo rock. Guarda com'è bravo. Il pranzo è quasi pronto, tesoro. Non ti allontanare troppo. In questo modo. Forse posso spiegarvi io cosa è successo. C'è qualcun altro qui intorno? Non vedo nessuno. Bravo, hai fatto un bel lavoro con quel macigno, Rob. E hai davvero un'ottima presa. Bravo. La ringrazio tanto, signore. Questo ragazzo è molto in gamba. Ah, posso averne uno? Patè di carote, buono, è eccezionale, signora. È davvero buonissimo. Miei cari, forse voi non ne siete informati, ma per una tradizione che dura da molti secoli, il nostro piccolo, tranquillo paese ha assunto la pesante responsabilità di dare la vita a un eroe molto speciale. Cosa? Un eroe? Esatto, un eroe buono e altruista che lavori senza sosta per rendere il mondo migliore e la gente più felice. Aspetti. Lei sta parlando dell'eredità, della nostra eredità. Sì, proprio così, la nostra eredità. Di quale eredità? L'eredità che ci trasmettiamo di generazione in generazione. Uno di noi ha il compito di lottare per la pace, l'amore e la giustizia. La persona scelta eredita degli straordinari poteri, come la capacità di volare e una forza eccezionale, che gli serviranno per combattere il male. Fra tutti i giovani del paese è stato scelto Rob per ricevere l'eredità. Nessun altro lo verrà mai a sapere, ma a voi due posso dirlo. Rob è il coniglio americano. Per piacere, non mi fraintenda. Naturalmente noi apprezziamo questo onore, ma Rob non sarà un po' troppo giovane per questo genere di lavoro? No, mio caro, neanche per sogno. Occorre proprio una persona giovane. Lui è coraggioso e forte e inoltre dovrà affrontare ogni sorta di situazioni. Credetemi, un individuo più vecchio non lo sopporterebbe. Poveri noi, è tutto così improvviso. È vero, cara. Lo sai, Rob, mi sembra ieri che scorazzavi in giro con i tuoi piccoli compagni di scuola. Ma infatti era proprio ieri, papà. E oggi è tutto cambiato. Ricordati di noi qualche volta, tesoro mio. Su, non preoccuparti, mamma. Penserò a te ogni volta che suonerò il pianoforte o sentirò una Rob, bella musica. Non so che cosa dovrebbe dire un padre o un figlio che è stato scelto per un compito così importante. Posso soltanto raccomandarti di fare sempre del tuo meglio. Siamo fieri di te, figlio. E ti vogliamo tanto bene, tanto, tanto bene. Ora vai, ragazzo, il mondo è pieno di gente che ha bisogno d'aiuto, quella gente che sta aspettando proprio te. Buona fortuna, Rob. Americano Rob? Coniglio americano? Thank you.
no. Tenero coniglietto. Io stavo solamente osservando il suo elmetto. Credo di non averne mai visto uno così bello. Ehi, sentito ragazzi, il nostro amico crede che questo sia un elmetto. Ti sbagli di grosso, roditore. Questo non è affatto un elmetto. Non vedi che è una pentola? Oh, sì, certo, non l'avevo guardato bene, ma certo è una pentola, una gran bella pentola. Ora comincia a ragionare, hai qualche idea su cosa si possa cuocere in una pentola come questa? Beh, una zuppa. Zuppa? No, non puoi essere tanto ignorante da non sapere che per cuocere la zuppa si usa la zuppiera. In una pentola come quella che ho io, puoi fare solo uno stufato di coniglio. Cominci a capire, voglio dire che oggi tu e io pranzeremo insieme. Insieme? Certo, ci rivedremo molto presto, stufato. Cercasi pianista. Ah, mi scusi, signore, ho letto quel cartello appeso alla porta. Dice che avete bisogno di un pianista esperto. Vi serve ancora, per caso? Sì, ma tu che vuoi? Io vorrei quel lavoro. Vorrei vedere se sono adatto a quel lavoro, insomma. Senti, c'è un ragazzo che vuole suonare il piano. Ma è fantastico. Sì, è davvero fantastico. Ciao, io sono Teodoro Panda, ma tutti quanti mi chiamano Teddy. Molto lieto di conoscerla, io sono Robert Rabbit. Bene, perché non ti siedi subito al piano, Robert, amico mio? Chiamerò Bunny, lei lavora qui, e tutti sentiremo come suoni. Bunny? Bunny, vieni. Salve, come va? Bene, molto bene. Adesso che abbiamo finito di presentarci, perché non ci suoni qualcosa con quel piano, Robert? Se vuoi puoi chiamarmi Rob. Oh, bene, d'accordo. Sei molto bravo. Davvero, Rob, suoni proprio bene. Grazie, signore. Ma tu sei un ragazzo in gamba e quindi capirai se ti dirò una cosa. Che cosa? Questo locale è il Pandamon, non il teatro dell'opera. Ah, io temo proprio di non capire. Ragazzo, questo è un locale rock. Cos'è un locale rock? Dunque, cerca di seguirmi. Bom, 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 padom. Ecco, questa qui deve essere la base. Esatto, molto bene, proprio così. E la linea melodica è di questo tipo. Ba-da-da-du-e-da. Incredibile, hai imparato subito. Che sorpresa, sei veramente bravo, mio caro coniglietto. Non ci avevi detto di essere un pianista? Beh, non mi sembrava il momento adatto, ecco.
Perdonatemi, cari signori, ma se volete sentire Robin, il tuo nuovo pianista, temo che dovrete aspettare l'ora dello spettacolo che si svolgerà questa sera. Noi siamo qui proprio per evitare che ci siano guai stasera. Certo, proprio così. Siamo molto preoccupati riguardo alla sicurezza di... come si chiama questo buco? Il pandemonium, capo. Certo, vede, signore, siamo davvero preoccupati per la sicurezza del pandemonium. Pensiamo che da parte sua sarebbe più prudente aumentare molto l'assicurazione contro gli incidenti. Non si può mai sapere quando sta per succedere un incidente. Vi ringrazio per l'interessamento. Controllerò attentamente la situazione insieme al mio assicuratore. Amico, non hai afferrato la situazione. Intendo dire che da oggi in poi puoi considerare noi come i tuoi assicuratori. Chiaro? È proprio la tua settimana fortunata perché faremo un prezzo speciale per te. 500 bigliettoni ti salveranno dall'essere ridotto in briciole. Stai facendo un grosso affare. Miei cari signori, penso che sia meglio che ve ne andiamo. Ma non hai ancora stipulato la tua polizza di assicurazione. Fuori. Buoni, buoni ragazzi. Se questi nostri amici vogliono che ce ne andiamo, noi rispetteremo il loro desiderio. Però temo che diventerà piuttosto pericoloso girare da queste parti. Non si può mai prevedere quando qualcosa di terribile sta per succedere. Permetti che ti dica una cosa, Robert. Ah, sì, certo. Cosa? Che suoni il pianoforte in modo eccezionale. Grazie tante, signore e signori, grazie, grazie. Un attimo d'attenzione, prego, signore e signori. Ho il grande privilegio di presentarvi la trascinante e irresistibile musica della White Brothers Band. Entrate in questo modo. Ma non mi uccida, prego. Mia cara, non ne ho la minima intenzione. Mi sono fermato qui perché lei ha l'aria di essere un intellettuale, signorina. Pensavo che forse avrebbe potuto indicarmi dov'è la biblioteca pubblica. Oh, sì, certo, è da quella parte. Proseguo per un isolato e poi giro a sinistra. Che catastro. Ehi, fermo, aspetti un attimo. È lei il capo di questa banda? Certo, baby, che posso fare per te? Solo una cosa, dovrebbe andarsene immediatamente. Complimenti, Bunny. I White Brothers sono un bel gruppo. La ringrazio. Bravo, suoni molto bene il piano e sembri un bravo ragazzo, ma se fossi in te mi cercherei un lavoro meno rischioso, sai? Perché? Qual è il problema? Beh, io penso che chi vuole sopravvivere deve stare dalla parte del più forte.
La capretta ha ragione. Forse è meglio rinunciare a lottare. No, Teddy, non è vero. Se noi ci diamo ora, loro continueranno a fare la stessa cosa con tutti i nostri vicini e poi con tutti gli altri e avranno in pugno l'intera città. Allora cosa dobbiamo fare? Ehi, ho trovato! Organizziamo una marcia di protesta. Mostriamo a quei delinquenti cosa pensiamo di loro. Lo sanno già cosa pensiamo. Siamo terrorizzati. Ma è proprio questo il punto. Se ci riusciamo tutti insieme, loro vedranno che non siamo affatto timidi e spaventati. Io trovo che sia un'ottima idea. Vorrei proprio aiutarvi, se me lo permettete. Preparerò dei cartelli, degli striscioni. Andrò a parlare con la gente per la strada. Insomma, farò tutto quello che vorrai, Bunny. Che bel tipo di pianista ci siamo procurati, eh? Di capire, Bunny, è solo che noi non vogliamo avere problemi. Nessuno di noi vuole avere problemi. Sì, certo, però noi siamo persone tranquille. Chi potrebbe avercela con noi? Sai, anche Teddy la pensava così fino a ieri. Temo che partecipando alla marcia potremmo avere delle noie. Se non veniamo. Così avete chiamato il vostro gruppo gli sciacalli. Balordi, pagliacci! Solo degli idioti come voi potevano scegliere un nome così brutto. Ascoltatemi, aprite bene gli orecchi, imbecilli. Prendete le vostre motociclette e andate alla marcia. Mi scusi, capo, ma ho l'impressione che il vecchio Ronnie non le abbia spiegato bene la ragione della marcia. Sa, hanno deciso di protestare contro di noi, per questo la fanno. Lo so benissimo, pezzo di idiota. Ora taci e ascolta. Andrete tutti a quella marcia. State in coda. Per la vostra salute e salvezza, rimanete sempre in coda al gruppo. Se dobbiamo attirare l'attenzione di tutti, non sarebbe meglio stare davanti? Finitela! Ho detto in coda, sciocco! Bultor sta per dare una lezione a tutti quelli che osano resistermi. Una lezione che non sarà dimenticata tanto presto. Ehi, Terry, dovresti dirlo ai tuoi capi. Laggiù in fondo al gruppo sta succedendo una cosa divertente. Cosa? Alcuni membri degli sciacalli hanno formato una specie di processione e stanno correndo alla nostra parata. Divertente? Beh, questo dimostra che qualsiasi cosa noi ne pensiamo, non tutti gli sciacalli sono malvagi come quei vigliacchi che hanno ridotto in polvere il nightclub di Teddy. Ehi, Ping, devo darti una cattiva notizia. Sono gli stessi individui. Ehi, questo non è divertente, è spregevole, è veramente spregevole. Senti, dai un'occhiata in fondo al corteo, Robert. Ti sembra che quegli sciacalli stiano dando fastidio a qualcuno dei nostri marciatori? Potresti avere ragione, Ping. Temo che ne combinino una delle loro. Penso che sarà bene andare a controllare cosa sta succedendo laggiù. Credo anch'io. Straordinario!
Rob, ero preoccupato per te. Lo sai che hai perso il momento più emozionante. Intendi dire quando il ponte ha oscillato un po'? Oscillato? Bing e io eravamo un po' preoccupati perché erano arrivati gli sciacalli. E così... Già, è vero. Sono andato in fondo al corteo per vedere cosa stavano facendo e improvvisamente si sono girati e se ne sono andati. È successo quando tutti applaudivano. Tutti applaudivano perché un fantastico eroe ha salvato il ponte dal cadere dritto nella baia. Dici sul serio? Io non l'avevo mai visto, ma ho sentito che qualcuno lo chiamava coniglio americano. Davvero? Sì, però quello che ho fatto io è stato più emozionante. Sarà. Cari amici, non è che noi siamo più coraggiosi di tutti voi, o meno spaventati da quei teppisti degli sciacalli. No, non lo siamo, e non siamo degli eroi. Però siamo ben coscienti del fatto che se anche uno solo di noi, anche uno solo, cede davanti alle loro minacce e alle loro bravate, allora siamo tutti perduti. Ora dobbiamo unirci tutti insieme e lottare con coraggio. Io penso che in questo modo ce la faremo. Lo faremo! Per favore, silenzio. Grazie. Tutti voi mi conoscete e tutti sapete che cerco di essere una persona onesta. Non amo creare disordini, ma questo comportamento degli sciacalli non è ammissibile. Sono degli individui malvagi, stanno tentando di impadronirsi della nostra città, delle nostre vite e di tutto quanto. E noi non possiamo permettere che ciò accada. Conoscete il mio locale, il Pandemonium? Beh, è completamente distrutto, polverizzato. Devo ammettere che inizialmente ho pensato di abbandonare tutto, ma invece non lo farò, perché è proprio questo che vogliono gli sciacalli e io non ho intenzione di rendergli la vita troppo facile. Noi dobbiamo ricostruire il Pandemonium. Giusto, bene, bravo. Sono d'accordo con te, Teddy. Non vorrei offenderti, ma dove troverai i soldi per ricostruire il tuo Nike? Semplice, per pagare posso utilizzare la mia carta di credito. No, vi dirò dove potremo trovare il denaro. Dove? Faremo un giro di concerti in tutto il paese. Troveremo dappertutto. Bunny ha già prenotato per noi alcune delle località più importanti, come il Grand Canyon e New Orleans. Un giro bellissimo. E naturalmente gireremo con gli White Brothers. Così non vogliono pagare. Li tratti come tratteresti tua madre e loro per ringraziarti ti calpestano. Quel coniglio rosso, bianco e blu si proverà a desiderare con tutto il suo cuore di non essere mai venuto al mondo. Bravo, ben detto, signore. Certo, sappiamo cosa fare per terrorizzarlo. Non dobbiamo terrorizzarlo, noi dobbiamo distruggerlo. Bene, grande idea, signore, sarà un vero massacro. C'è soltanto un problema, come possiamo fare? Se tu devi trattare con un piccolo coniglio seccante che vola via di qua e di là, che manda a monte tutti i tuoi piani e che per di più si dimostra abbastanza forte da sostenere un intero ponte, che cosa pensi di fare? Gli mando contro il pazzo Marvin e l'orribile Ugo. Il pazzo Marvin e l'orribile Ugo? Oh, tu mi deludi, Rodi. Il pazzo Marvin insieme al brutale Bruno? No! Prendi il più grosso, il più forte. Il più potente fannullone che c'è qui intorno, ho capito il tipo? Dopodiché lo costringe a fare il lavoro per te. Ehi, lei conosce Ping Pong? L'individuo che ha descritto sembra proprio Ping Pong. Non lo conosco, ma va bene, Marvin. Fate fare il lavoro a lui. Sì, è una buona idea, però c'è un problema da risolvere. Un problema? Sa, Ping Pong non è esattamente uno dei nostri ragazzi. Anzi, in questo momento è piuttosto uno dei loro. Per essere più precisi, bisogna ammettere che è proprio uno dei loro. E allora? Allora, potrebbe essere un po' complicato convincerlo a distruggere quel coniglio. Sei proprio un idiota, Marvin. Non dobbiamo certo chiedergli di togliere di mezzo quel coniglio. Dobbiamo solo fare in modo che lo faccia. Ehi, è un'idea brillante, signore. Brillante! Come ci riusciremo? Vuoi dire come tu riuscirai a farlo? Ping Pong? Un telegramma per il signor Ping Pong. Oh, bene, sono io il signor Ping Pong, però tutti mi chiamano o Ping o Pong. Signore, devo consegnarle questo telegramma. Mi hanno detto che è estremamente urgente ed importante. È tutto il pomeriggio che la cerco. Un telegramma per me? Sì, ora glielo leggo subito.
Caro Bing, stop. Il party della White Brothers Band è spostato. Stop. Segui il postino che ti legge questo telegramma. Ti porterà alla nuova sede. Stop. Firmato Teddy, Bunny, Rob. È molto strano. Come mai hanno deciso di cambiare il luogo dell'appuntamento? Non ne ho la minima idea, signore. Io sono solo il postino. Mi sembra impossibile. Eravamo già d'accordo di incontrarci al Pandemonium, anche se adesso non esiste più. Già, non trova anche lei scandaloso quello che quei teppisti motorizzati hanno combinato a quel grazioso piccolo locale? Sì. Su, andiamo. Guarda, l'abominevole Rodney sta arrivando. Ed è riuscito a convincere il gorilla. Mi scusi, ma è sicuro che questo sia il posto giusto per la riunione della White Brothers Band? Certo che sono sicuro, Bing. Sicuro come è vero che brilla il sole. C'è scritto tutto qui nel telegramma, vedi? Oh, 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 oh. Prima di dartelo devo firmarlo. Questo è l'ordine del quartier generale dei telegrammi. Qualcuno di voi ha una penna? Bene, proprio quello che mi serviva. Ehi! Ora farai una bella dormita, scimmione. Forza, muovetevi, portatelo via. Non possiamo perdere tempo, ci sono molte, molte cose da fare. Su, andiamo, Rob. Sai che dobbiamo fare molta strada. Sì, lo so, Teddy, ma odio l'idea di andarmene senza avere trovato Ping. Non preoccuparti per lui, Rob. Forse avrà avuto un contrattempo. No, Robert ha ragione. Ping non sarebbe mai mancato al nostro party di addio. Tutto questo non ha senso, ma quel piccolo bassotto ha detto di aver visto Ping entrare in questo posto seguendo un postino dall'aspetto strano. E questo qui è il pettine di Ping. Sì, e poi c'è quella siringa. Che cosa sarà successo? È successo qualcosa di brutto. Quella siringa e quella motocicletta non mi convincono. Calma, Rob, non farti trasportare dalla fantasia adesso. Ehi, sentite, dove va questo binario? Va alla prossima città. E poi dove va? Alla città che si trova dopo quella. Molto bene. Rob, che cosa vuoi fare? Dobbiamo andarcene ora. Dobbiamo raggiungere il Grand Canyon. Già, e sarà anche meglio che ci sbrighiamo, se non vogliamo saltare lo spettacolo alla botola. Suoniamo in un posto che si chiama La Botola? È il nuovo locale hippie del Grand Canyon. Il nuovo locale hippie del Grand Canyon, hai detto? Beh, che cosa stiamo aspettando? Andiamo tutti quanti alla botola. Giusto. Ma certo, Bunny, quanti Grand Canyon vuoi che ci siano? È solo che non vedo nessuna indicazione per la botola. Già, purtroppo questo è un luogo estremamente vasto. Oh, oh. Sentite, ho la sensazione che avremmo più fortuna se scendessimo lungo il fiume. Su, coraggio, saltate dentro. Imbarcatevi, cioè, voglio dire, serve aiuto? No, grazie, posso fare da solo. So come si fa, mio padre era in marina. Mi pareva che avessi detto che tuo padre era un medico. Eh sì, era un medico della marina. Perché non cosa fai? Perché sei rimasto a terra? State tranquilli, io vado via terra e ci incontreremo più in basso dove vi accamperete. Ci vediamo circa tra un'ora. Buonasera, signore, permette che le dia il benvenuto alla botola. Bene, sono felice di vederla. Sono ore che cerchiamo questo posto. Ha prenotato un tavolo, signore? No, ci deve essere un equivoco. Io suono con la White Brothers Band. Abbiamo un concerto stasera. In questo caso, coniglio, devi aspettare qui. Sentite, ragazzi, non riesco proprio a capire perché mi fate questo. Non so cosa vogliate da me. Comunque devo confessarvi che io non ho mai imparato a nuotare e che non mi piace per niente stare qui dentro. La situazione è molto semplice, mio caro amico mangiatore di banane. Ti abbiamo portato qui perché ci sei simpatico e vogliamo che tu ti
unisca alla nostra organizzazione. Basta che tu dica sì e tutto questo sgradevole malinteso finirà. Non crediate che io non apprezzi la vostra offerta, ma la verità è che non ho il temperamento adatto per questo. Ti assicuro che ti troverai bene, gorilla. Unisciti a noi. Il nostro scopo è quello di distruggere il coniglio americano. Di solo una parola e noi ti tireremo fuori immediatamente da quella finotta. Rifiuta? Rifiuta e noi ti useremo come esca per i pesce-cani, scimmione! Sì, io desidero uscire da qui. Veramente lo desidero, ma il coniglio americano è una brava persona, capite? È un caro ragazzo, è un eroe. No, non posso aiutarvi. Non farei mai niente che potesse danneggiarvi. Ah, come sei stupido. Fate che non debba più incontrare questa scimmia. Lì, non sei un po' troppo giovane per far parte della White Brothers Band. Cosa fai? Squittisce o suoni il triangolo? Niente di tutto ciò. Sono un ballerino di tip-tap. Beh, io ballo, insomma. Cosa? Ma non c'è un ballerino nella White Brothers Band. Dici? Beh, se non mi volete credere, peggio per voi. Io non ho nessuna voglia di discutere. Aspetta un attimo. Se sei davvero un ballerino di città, potresti farci vedere qualche passo. Ehi, ma sei impazzito? Vuoi metterci nei guai? Non possiamo perdere tempo. Dobbiamo portarlo da Rodney. Rilassati, perché hai tanta fretta di vederlo ridotto in polpette. Su, coraggio, ragazzo. Facci vedere il città. Bisogna riconoscere che non è affatto male. Ehi, ma dove si è cacciato? Estremamente gentile, non so proprio come esprimere la mia gratitudine. Aspetta, Teddy, non sai ancora quello che ha fatto per me. Sai, mi ha salvato la vita. Stavo veramente per... Oh, ma allora deve essere esausto. Ma perché non si ferma un po' con noi vicino al fuoco, così può riposarsi un momento e riscaldarsi? Riscaldarmi, dice? Oh, no, non posso. Devo salvare gli White Brothers. Sono ancora nella barca. E inoltre vorrei farle notare che qui il fuoco non c'è. Ma potete sempre accenderne uno, no? Siete salvi. Oh, sono felice, no? Ehi, ragazzi, per fortuna ho visto il fuoco, altrimenti non vi avrei trovato. Robert, hai perso il momento più emozionante. Se non era per il coniglio americano, temo che non avresti trovato nessuno. Ci ha salvati dal film. Mi ha tirato fuori dalla tinozza. Ma siete sicuri di sentirvi bene? Forse la cosa migliore da fare è rinunciare al progetto e tornare a casa. E perché mai? Perché questo tour è stato un disastro nel vero senso della parola. Non è del tutto vero, ma... Già, io non riesco proprio a capire perché vedi tutto così. È vero che il lavoro che ci avevi trovato alla botola è andato a monte, ma siamo tutti in buona salute. Ma certo, e non dimenticare che abbiamo un impegno in un locale di New Orleans. Hai ragione, Rob, e vedrete che da adesso in poi le cose andranno meglio. Prossima tappa a New Orleans. Ragazzi,
effetti non riesco proprio a capire. Mi avevano detto che era il più bel nightclub della zona e non potevo non notarlo. Bunny, che cosa stiamo cercando esattamente? Un night molto chic. Un posto che ha una grande insegna con scritto il maiale e la ranocchia. Non l'avete visto? Temo proprio di no. Ah, signore, mi scusi, è una cosa incredibile. Fino a ieri era qui, adesso non c'è più, non è rimasto niente. Sa dirci dov'è il maiale e la ranocchia? Ci siete proprio davanti, e pensare che era il miglior locale della città. Oh no, ma è un vero e proprio disastro, è la fine, siamo Questo rovinati. È il colmo, il mio locale è distrutto e voi siete rovinati. Ecco, vede, signore, noi siamo la White Brothers Band e siamo venuti per... I White Brothers? Oh no, flip, flip, nip, dip, skip. È quel che volevo dire. E sono desolato, ma temo che siete arrivati tardi per il lavoro. È piuttosto evidente che il vostro ingaggio nel mio locale è appena andato in fumo. Lei vorrebbe dire che tutto ciò è appena accaduto? Proprio la scorsa notte. La notte scorsa? Avevo appena chiuso il club e il ragazzo che lavora per me stava attaccando il vostro nome sulla bacheca. Io stavo controllando alcune carte nell'ufficio quando un fattorino si precipita dentro con un messaggio urgente che mi diceva di recarmi dall'altra parte della città e io ci sono andato. Oh, ragazzo, bisogna guardarsi dai fattorini che portano messaggi urgenti. Signore, perdoni la curiosità, ma quel fattorino era per caso, insomma, uno sciacallo? Ehi, attento a quello che dici, ragazzo. Queste cose non significano niente per me. Io non sono razzista, anche perché, guardami, sono un maiale. Non devi parlare male delle altre razze, capito? Ehi, io non intendevo offendere nessuno, tantomeno lei o quel fattorino. E comunque, ora che ci penso, era proprio uno sciacallo. Sono desolato per il suo night, signore. Grazie, ragazzo. Siamo tutti spiacenti. Cosa pensa di fare adesso? Stavo pensando di fare il pilota d'elicottero. Bello, molto eccitante. Lo sa guidare. Voi credete che sia necessario? Per fare quel mestiere credo di sì. Credo anch'io. Allora niente da fare. Forse proverò a diventare avvocato. Ferma, ferma. Ehi, lì cercano un gruppo. È vero, che fortuna! Siamo fortunati, sì! Entriamo, ragazzi! Salve, ragazzi, benvenuti! In che modo posso esservi utile? Ditemi! Volevamo informazioni sul lavoro di cui parla quel cartello là fuori, signore. Che fortuna avete avuto! Tantissimi gruppi sono entrati in competizione per il posto, ma voi vi siete dimostrati di gran lunga i migliori e siete stati prescelti! Ma ci deve essere un errore, noi non abbiamo fatto audizioni. Non preoccuparti, ragazzo, ho avuto buone informazioni su di voi e ho deciso di assumervi. No, noi non possiamo accettare un ingaggio senza aver fatto un'audizione. Noi accetteremo il lavoro e siamo un ottimo gruppo, ma non vogliamo che ci prenda ad occhi chiusi. Ok, se ci tenete facciamo l'audizione. Aspettate, vado a prendere una scheda da riempire. Ok, ragazzi, tutti pronti? Al 4 si parte. E 1, e 2. E 1, 2, 3, 4. Basta, basta così, bene, siete anche troppo bravi. Ma veramente noi non abbiamo ancora iniziato? Ragazzi, io faccio questo lavoro da molti anni e so riconoscere quando un complesso è buono. Ora che avete ottenuto il lavoro, non vorrete rifiutare. E trovatevi al molo dopo il tramonto, eh? Questo posto sembra un po' meglio degli altri. È vero, siamo destinati a stare sempre vicini al fiume, ma almeno questa volta non ci sono cascate. Ragazzi, credo che la nostra sorte cominci a cambiare. Possiamo procedere. Attenzione, qui è il capitano. Ognuno stia al suo posto di manovra. Illuminare la piattaforma. Piattaforma illuminata. Molto bene, controllare la linea di ormeggio davanti e dietro. Linea di ormeggio controllata davanti e dietro. Pronto, sala macchine? Tutto in ordine? Sì, qui è tutto in ordine, capitano. Allora tenetevi pronti per... Smettila di gridare e di darti tante arie, abominevoli Rodney. Non voglio perdere altro tempo. D'accordo, signore. Marvi, andiamocene da qui. Thank you.
strana impressione che questi sciacalli, nonostante i loro larghi sorrisi, siano malvagi come quelli che conosciamo noi. Credo che si debba giudicare la gente per quello che fa, non da quello che sembra. Allora aspettiamo prima di dare un giudizio. Perché non ci suonate qualcosa? Avanti, datevi da fare, ragazzi! Forza, muovetevi! Non voglio vedere neanche un centimetro quadrato di legno asciutto. Voglio che questi ponti siano inzuppati di petrolio! Ehi, senta, capo, daremo davvero fuoco a questa bagnarola? Solo tu potevi fare una domanda così stupida. Certo che lo faremo! Questo sarà un chiaro avvertimento per chiunque vorrà in futuro tentare di opporsi a noi! Se siete tanto stupidi da opporvi ai voleri del potente Vultor, allora dovete essere anche pronti a finire allo spiedo. Ho l'impressione che il vecchio stia un po' esagerando. Chiuse là dentro ci sono le stesse insignificanti bestioline che hanno organizzato la marcia di protesta contro di noi sul ponte di San Francisco. Già, quei rompiscatole. In fondo è giusto, dato che loro ci hanno stufato, noi faremo di loro uno stufato. Basta con queste sciocchezze, andiamo al motoscafo. Dare fuoco! Ping, io normalmente non rovinerei mai le cose degli altri, però penso che in questo caso sia meglio buttar giù la porta. L'esperienza più incredibile che io abbia vissuto in tutta la mia vita. Sono proprio felice che lei, coniglio americano, ci abbia salvato. Beh, fortuna che ero vicino quando la nave ha preso fuoco. Indubbiamente siamo stati fortunati, ma quella nave non ha preso fuoco per caso. Non è stato un incidente. Sono stati loro ad appiccare l'incendio, quegli insopportabili sciacalli. E Rob dice che non si deve generalizzare, ma in questo caso io penso che... No, Rob... ma dov'è Rob? Dov'è finito Rob? No. Ah, calma, calma, state tranquilli. Non preoccupatevi troppo per il vecchio Rob. No, no, non c'è di che preoccuparsi. Non starà parlando seriamente. Lei sta scherzando? No, no, non sto scherzando. Datemi un minuto e vi spiegherò tutto. Il fatto è che io lo conosco piuttosto bene e so che il vecchio Rob è un nuotatore veramente eccezionale. Quel ragazzo potrebbe partecipare alle Olimpiadi. Sono sicuro che si è salvato, quindi non preoccupatevi. Adesso voglio scoprire qualcosa di più riguardo a quel fuoco misterioso. E così darò un'occhiata in giro per cercare Rob. Però, credetemi, sono sicuro che il ragazzo sta bene. È andato tutto bene, gli abbiamo dato una lezione. Ed ora in poi saremo noi a stabilire le regole del gioco. Nessuno oserà resisterci, potremo fare tutto ciò che vorremo. Ora andiamo a New York. New York? New York, quella piccola cittadina. Che stai dicendo? Sei nato sciacallo mai, un cervello da gallina. New York è una città enorme. Ho pensato che se ci siamo riusciti qui, possiamo riuscire a farlo ovunque. Sembra sensazionale, capo. Ma che dobbiamo fare esattamente? Saremo cattivissimi. Renderemo la vita impossibile a tutti quelli che incontreremo. Tormenteremo la gente, la terrorizzeremo. Andremo in giro a mentire, a rubare, a imbrogliare. Costringeremo tutti a vivere sotto il nostro controllo. In pochi giorni avremo tutta New York ai nostri piedi.
Questo è un programma bellissimo, capo. Le assicuro che ovunque lei deciderà di andare potrà sempre contare su di me. Però soltanto a titolo di informazione, naturalmente, mi piacerebbe sapere una cosa, capo. Perché mai facciamo tutto questo? Perché noi dobbiamo essere i più cattivi, è evidente. Siamo cattivi. È il nostro compito. E finché io sarò il capo, nessuno riuscirà ad essere più cattivo di noi. Rob non è ancora arrivato. Certo, sai, non c'è niente di meglio di una bella nuotata nell'acqua bollente. Eravamo veramente preoccupati per te e dicevano che è stato spregevole da parte nostra lasciarti là. Chiedo scusa, siamo stati crudeli. Perdonaci, Rob. No, non è colpa vostra, io ero insieme a voi. Davvero, tenevo stretto il coniglio americano per la coda, ma mi è sembrato un po' irrispettoso. Oh, Rob! E allora ho pensato di lasciarlo e in quel momento mi sono reso conto che non sapevo volare e quindi sono caduto nel fiume. È strano che la barca si sia incendiata. Non è stato un incidente, Robert. Quegli sciacalli volevano ucciderci. Beh, ti dirò che ci avevo pensato e credo proprio che tu abbia ragione. Posso darvi un consiglio? Credo che ora la cosa migliore sia fuggire il più lontano possibile e il più presto. Ma dove possiamo andare? Qualsiasi posto scegliamo, loro arrivano sempre prima di noi. Potremmo andare a, vediamo, a New York. New York? Certo, là non ci troveranno mai, è molto lontana ed è grande. E poi troveremo un sacco di lavoro e guadagneremo abbastanza da ricostruire il pandemonium. Io sono d'accordo con te, Robert, andiamo. Ma è giusto da parte nostra andarcene via e lasciare tutta la responsabilità di combattere quei delinquenti al coniglio americano? Bunny, noi non stiamo andando via, stiamo scappando. E poi pensa che opportunità, potremmo suonare in qualche bellissimo locale di New York. Sarebbe bello, ma noi dobbiamo anche lottare per la giustizia. Ma possiamo farlo dovunque, anche a New York. New York? New York? Forse è una buona idea. Oh, certo, io adoro quella città, ma non abbiamo più gli strumenti. Questo non è un problema, ho moltissimi amici a New York, sono sicuro che ci aiuteranno. E allora che cosa aspettiamo? Mettiamoci in cammino! Mi raccomando, state molto attenti in quella grande città, ragazzi. Non avventuratevi mai nei bassi fondi, sono pieni di delinquenti senza scrupoli. Ciao, ragazzi. Con un carico di cioccolata potete ammucchiarvi là dietro. Sorpresa, come va? Bene, grazie, Ed. Scusate se vi ho interrotto. Cosa stavate facendo? Stavamo discutendo la nostra situazione finanziaria. Allora cosa possiamo fare per te? Beh, il problema è un po' complesso. Attualmente... Cerca di essere più chiaro. Senti, se fosse per noi ci piacerebbe stare qui a chiacchierare tutto il giorno, ma il tempo è denaro e noi dobbiamo guardarci dalla concorrenza. Dobbiamo lottare per sopravvivere. Sentite, se questo non è il momento adatto... Il problema è che abbiamo avuto un grave incidente nel quale è andato perduto tutto il nostro equipaggiamento. Oh, questa è una vera sfortuna. Oh, che triste storia, mi dispiace molto per voi. Allora volevamo chiedervi in prestito... Prestito? In affitto. E in affitto qualche strumento musicale per i ragazzi, se ne avete nei vostri magazzini, chiaramente. Certo, abbiamo il reparto degli strumenti, quindi penso che potremmo metterci d'accordo. Siamo tutti amici qui. Certo, sì, sì. Magnifico. Naturalmente, ragazzi, dovrete pagare una piccola sovrattassa per l'urgenza. Senz'altro. Poi ci sono 2 mesi di affitto anticipato per ciascuno strumento.
E inoltre c'è il deprezzamento, l'imballo, l'assicurazione e anche la tassa sull'opera. Vi dirò la verità, stiamo perdendo un sacco di soldi in questo affare. Ma per voi lo facciamo volentieri, quindi tornate qui appena avrete trovato i soldi. D'accordo, faremo così. E portate l'assegno. Vabbè, arrivederci, eh. Arrivederci. Ciao. 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 Arrivederci. Buongiorno signori, cosa possiamo fare per voi? Siamo il comitato di celebrazione delle imprese Bultor, abbiamo già parlato per telefono. Sì, è stata una conversazione interessante, un proficuo scambio di idee. Oh, siamo veramente felici che siate disposti ad ascoltarci. Cerchiamo sempre di accontentare i clienti. Ma sarà possibile? Provi a chiedere. Vogliamo affittare la Statua della Libertà. La Statua della Libertà? Oh, solo per un giorno. Sì, ma signore... Vi prego, così tutti i piccoli orfani potranno provare la gioia di visitare la gran signora. Capisco, ma noi non possiamo affittare un monumento. Paghiamo in contanti. Non è per il denaro. Vi daremo la concessione per il popcorn. Oh, ma sarebbe un affare allora. È vero. Pensate un po' ai soldi. Possiamo tentare. È vero. È stato un piacere trattare con voi. Sono sicuro che riusciremo a concludere. Senta, capo, ho sempre pensato che lei avesse un'intelligenza superiore, ma questa sua idea di affittare la Statua della Libertà è addirittura geniale. Anch'io sono un orfano e quindi mi fa piacere poter fare qualcosa per quei poveri bambini. Sei un imbecille, abominevole Rodney. Non affittiamo la statua per gli orfani. Useremo questa lacrimevole scusa per convincere tutti a venire là a dimostrare la loro solidarietà a quei mocciosi. E a quel punto, quando ci saranno migliaia di persone, faremo la nostra mossa. Hai capito? Senti, perché ci hanno fatto questo, papà? Non te lo so proprio dire, caro. In tutta la mia vita non mi è mai capitato niente di simile. Ma anche se non ne conosco il motivo, è evidente che hanno cattive intenzioni. Non sembrano essere molto amichevoli. Oh, no. Tu credi che vogliano la nostra cioccolata tutta per loro? No, Junior. Probabilmente la vogliono usare per riuscire a portare a termine qualche losco piano, però non so quale. Forse la distribuiranno per attirarsi le simpatie della gente. Oh, ma questo è terribile. La nostra cioccolata è una cosa buona. Non devono usarla per fare del male. Cerca di non pensarci. Intanto non possiamo fare niente. Sono belle queste alci, vero, capo? A me interessa soltanto che quelle due bestie producano cioccolata, delle quantità enormi di cioccolata per noi. Non so se riusciremo a convincerle, capo. Sarà peggio per te. Perché mai? Perché se non cominciano a produrre immediatamente quintali, tonnellate di cioccolata, allora io ti taglierò gli orecchi. Non deve assolutamente preoccuparsi, signore. Quelle due alci produrranno montagne di dolci in un attimo. Eccellente. Ma può spiegarmi perché è così importante convincerli? Oh, mi aspettavo questa tua domanda, Rodney. Rispondi, ti piace la cioccolata? Oh, sì, certo, signore, mi piace moltissimo. Piace a te e a tutti gli altri. Il mondo intero adora la cioccolata. E colui che controlla la cioccolata controlla tutto il mondo. Lei è veramente fenomenale, capo, è un autentico genio. La strada del potere è lastricata. Quelli che verranno con noi alla Statua della Libertà potranno averne un pezzetto della nostra, ma chi non verrà non ne avrà. Ho capito, in questo modo incoraggeremo gentilmente i volontari, vero? Finalmente hai afferrato l'idea, abominevole Rodney. Oggi la cioccolata, domani il mondo. Non riusciremo ad entrare se non ti sbrighi. Oh, certo, certo, forse hai ragione. Ma oggi è così una bella giornata. Perché non restiamo un po' fuori, Bunny? Possiamo entrare più tardi, no? Non mi sembra una buona idea. Dopo sarà ancora più affollato.
delle macchinazioni, principe del potere. Sono veramente molto felice di avervi miei ospiti questo pomeriggio. A quelli che hanno deciso di unirsi a me nella mia grande crociata, auguro il benvenuto. Sappiate che mi rallegro con voi per la vostra decisione saggia e altruistica. Quanto agli altri, se c'è qualche pazzo, ma mi sembra davvero impossibile, che pensa di ostacolarmi, lo getterò di sotto senza pietà. E ricordatevi che adesso ho il potere. Coniglio della baia di San Francisco. Non penserai ancora di riuscire a fermarci, vero piccolo rompiscatole? Oh, senta, per piacere, signore, chiunque lei sia, non faccia pazzie con quegli esplosivi. Pazzie? Io non faccio mai pazzie. Come osi dire questo, sciocco ficcanaso? E quanto a chi io sono, ti ripeterò un'altra volta, ma spero che sia l'ultima, che io sono il potere, sono la forza, sono la suprema energia, e il mio destino di essere l'unico padrone del mondo intero, hai capito? Non mi piace l'idea di dover gettare la cara vecchia signora e i suoi visitatori fuori da questo mondo, e non credo che questa volta saresti capace di riportarli indietro neanche usando i tuoi ridicoli poteri. La prego, mi dica esattamente cosa vuole e se posso lo farò. Sono contento che tu sia così ragionevole e ti dirò esattamente cosa voglio da te. Devi fare uno di quei tuoi fantastici voli intorno alla Statua della Libertà e mentre svolazzi farai un piccolo annuncio da parte mia a quella banda di smidollati, è tutto chiaro? Lo spirito di Vultor è vivo e gli sciacalli sotto la paterna guida del loro capo indiscusso hanno ora ogni potere. I loro ordini sono leggi e queste leggi sono valide fino al giorno del giudizio. Oh, povero me, quante idiozie mi tocca leggere. Seguitele fedelmente e avrete una vita piacevole e ordinata. Ribellatevi e soffrirete la pena suprema. Quelli che coopereranno saranno anche ricompensati con un pezzetto di cioccolata. Tu dimmi un po', ragazzo, che cosa stai facendo seduto là in terra? Sei ubriaco, forse? Sto solo bevendo un goccetto. Bravo, così stavi solo bevendo un goccetto? Fa vedere la tua carta d'identità, cagnaccio. Lo sapevo, è un bastardo. Ok, ragazzo, forza, muoviti, circolare. Posso avere un pezzo di cioccolata? Ti consiglio di sparire, amico. Fortuna che il capo non ci ha visti. Già, è un po' irritabile ultimamente. Irritabile, è diventato così taciturno che l'unica cosa che ha detto è stata quella strana storia del giudizio universale. È il momento di dare il suo contributo volontario al fondo di sicurezza e di obbedienza, signora. Obbedienza? Ma non mi faccia ridere. E per quanto riguarda la sicurezza, di che cosa sta parlando? Noi non ce l'abbiamo. Chi ci protegge da teppisti come voi? Oh, questo non è un problema mio, signora. Io non devo proteggervi, ma prendere i soldi. Quando tu e quei pagliacci dei tuoi amici comincerete a proteggerci, potrete anche raccogliere. Ma fino ad allora non farti più vedere. Calmi, signora, non intendevo offenderla. In fondo non siamo mica animali. Fermi, state indietro. La stupida è anche... Fuori! Vogliamo vedere?
sostenere i produttori di cioccolato. Fuori dai piedi, rompi scatole! Vogliamo vederli immediatamente. Temo che questo vostro desiderio non si avvererà. Palloni gonfiati. Stammi a sentire. Facci vedere i produttori di cioccolato, altrimenti Ping Pong si arrabbia. Ehi, calma amici, basta chiedere. Salve. Per piacere, credetemi, non volevamo dare loro la cioccolata. Neanche una briciola. Lo sappiamo che non volevate. Quei delinquenti hanno minacciato di eliminarci, capite? Così hanno costretto papà ad aiutarci. Ma adesso è tutto a posto, siete salvi. Certo, non permetteremo a quell'avvoltoio di farvi del male. Non riscuotete le imposte, non imponete le mie leggi e siete deboli nel punire chi vi resiste apertamente. Siete dei codardi, siete degli impostori. Io me ne lavo le mani di voi, lo so, so cosa sta succedendo, non crediate che non me ne sia accorto, so cosa stanno dicendo tutti. Il coniglio americano ci salverà, il coniglio americano ci salverà, lui è il nostro eroe, tutte sciocchezze. Dove è andato a finire il loro salvatore, dov'è nascosto, dov'è questo grande eroe, non osa neanche farsi vedere. Mamma capo, io... Che vuol dire mamma capo? Volevo dire che per essere popolare lui non ha bisogno di farsi vedere. Sa, quel ragazzo è molto amato, capo. E qualunque cosa faccia, tutti quanti continueranno ad amarlo. E allora? E allora, dato che siamo in argomento, le devo dire che la gente non la pensa precisamente così riguardo a lei. A me? Cioè, a noi. E non la pensano così riguardo a noi. Abominevole traditore, furfante voltagabbana, brutto sciacallo! Così. Allora, anche tu ti sei unito a loro, piccolo ingrato. Bene, vattene, vada ai tuoi amici, ma me la pagherai. Tutti me la pagheranno. Mi basta una mossa per vendicarmi uccidendovi tutti, perché ho qui l'interruttore che affretterà il giorno del giudizio. Sali. Dai. Sono desolato, signore. Mi dispiace, sono veramente disperato. Ehi, trovi così spaventoso montare sulla mia macchina? Lei sa bene cosa voglio dire. Lei mi aveva detto che dovevo correre, volare, lavorare nell'interesse del bene. Esatto, ho detto proprio questo. E la mia missione era combattere il male, ma io ho fallito. No, non è vero. Ti sbagli, Rob. Non hai fallito. Su col morale, ragazzo, forse non hai sconfitto l'avvoltoio, ma hai salvato molte vite. Ma sono scappato via. Sì, lo so, ma avevi forse possibilità di scelta, no? Ho abbandonato i miei amici. Credo che tu debba imparare una cosa, Rob. I fatti della vita non sono mai tutti bianchi o tutti neri. Oh sì, certo, forse l'avvoltoio ha vinto perché ha conquistato il potere, ma ciò non vuol dire che il coniglio americano abbia perso. Già, il coniglio americano. La sorte dei miei amici dipendeva da me e io li ho abbandonati. E ora quell'avvoltoio basta spingere un interruttore per distruggere tutti. E io ho fallito. Oh, ne sei proprio convinto? Eppure sul ponte e sul battello ti sei comportato molto bene. Non puoi riuscire a vincere sempre, Rob. Comunque mi sembra che sia giunto il momento che il coniglio americano smetta di difendere e cominci ad attaccare. Che cosa vuol dire? Questo è un problema tuo, figliolo. Sei tu il coniglio americano. Io sono solo un vecchio tassista che tenta di darti una mano. Ecco, siamo arrivati. Oh, grazie. È sempre un piacere poter dare un passaggio a un amico. Grazie mille. Visitate le cascate del Niagara. Quel vecchio saggio ha detto di attaccare. Ma certo! Devo sconfiggere l'avvoltoio in maniera definitiva. Per prima cosa gli toglierò i suoi poteri, tutti i suoi poteri. Fermerò l'acqua, che fa ruotare le turbine che forniscono la corrente a tutta la città. E l'avvoltoio si troverà così fuori dal gioco. Thank you.
notte il coniglio americano è entrato in azione e ha oscurato tutta la città. Così l'avvoltoio non potrà usare il suo interruttore. Pensi che apprezzeranno mai quello che hai fatto per loro? No, certo che no. Pensi che ti tributeranno mai il rispetto e gli omaggi che merita un essere superiore? Non lo faranno. Ma guarda qui, guarda noi insieme. Oh, ti rendi conto che siamo una coppia perfetta? Noi due insieme. Possiamo dominare il mondo. Saremo ricchi e potenti. Pensaci, coniglio. Pensaci un attimo. Chi mai potrebbe fermarci? Io non voglio allearmi con un brutto corvaccio. Siete stati davvero fantastici. Ehi, qualcuno ha visto il coniglio americano? Eccolo, eccolo, è lassù. Lo si può vedere ancora chiaramente. Guardate. Oh, certo. Riesco a distinguerlo perfettamente. Che stile quel ragazzo. Guardate, sta facendo una capriola. È un ragazzo fantastico. E penso che anche tu sia, Rob. Ah, sì? Grazie, Bunny. Guarda, guarda là, sta facendo una capriola.